ha detto vieni che ci scambiamo gli auguri, mi trovo un'assemblea perché... No, ritorno ben volentieri su questo locale dove in campagna elettorale è stata organizzata una delle più belle serate effettivamente di tutta la campagna elettorale e soprattutto è un piacere rivedere e ritrovare tantissimi amici che si sono impegnati in questa, nella campagna elettorale delle regionali che ha dato soddisfazione a tutti, particolarmente a sottoscritto perché sono stato eletto, di questo anche vi ringrazio perché in virtù di questo risultato che insieme abbiamo ottenuto poi è venuta anche una nomina importante e un ruolo importante in regione. Che come dico sempre, magari io sono lì ma rappresento tantissimi amici, rappresento 14.633 preferenze, mi ero così un po' avvantaggiato. Comunque sono sempre tantissime. Beh, c'è poco da aggiungere all'analisi che ha fatto Rocco per quanto riguarda la situazione politica e soprattutto anche in considerazione di quanto è successo quest'oggi. Io credo che quest'oggi è stata resa anche giustizia, perché sicuramente quello che aveva escogitato Fini era un vero e proprio tradimento in guardacabana, come si dice, perché lui è stato eletto con i voti del PDL, è stato eletto anche con i nostri voti, tutta quel gruppo, quella cordata di Futuro e Libertà che si è costituita in un nuovo partito è stato eletto, ha carpito i nostri voti, ha carpito la nostra buona fede. Io credo che in virtù di questo risultato il minimo che dovrebbe fare Fini è quello che lui dovrebbe dimettersi adesso e andare a casa. Effettivamente ci ha preso in giro tutti gli effetti. Io credo che capita che non si può più essere d'accordo, che ci sono delle difficoltà, che ci sono delle discussioni, però non si può tradire il consenso elettorale che uno ha avuto dagli elettori. Ecco, questo è un dato essenziale. Credo che in virtù anche del risultato odierno il presidente Berlusconi possa giocare in modo migliore le sue carte. Ovvio che può continuare con questo governo, diciamo che la maggioranza è molto risicata e andare avanti per 3 anni ancora in una situazione del genere diventa molto difficile. Sicché o si riesce a allargare, ci sembra ci siano così delle trattative in corso con l'UDC per rafforzare la maggioranza, non c'è niente di scandaloso perché andrebbero a sostituire chi ci è tradito e null'altro, ecco, o si va a votare, si ritorna alle urne perché gli elettori, perché i cittadini possono dare il loro assenso o a questo governo o a un nuovo governo se ne avrà i meriti, ne avrà le facoltà. Ecco. Io non sto qui a sindacare l'operato dell'opposizione, loro fanno il loro lavoro. Anzi, io credo che un'opposizione forte fortifica anche la maggioranza, è sempre successo questo. Quello che non possiamo accettare è il tradimento di chi era tra di noi, di chi era con noi. Se non altro, questa uscita di Fini ha fatto in modo che il Popolo della Libertà diventasse un partito vero. Non siamo più un partito di ex, cioè ex Forza Italia, ex AL. Adesso siamo un vero e proprio partito del Popolo della Libertà. Ognuno si riconosce in questo partito, chi voleva considerarsi ancora ex è uscito, è andato per conto suo, sicché questo partito è legittimato a tutti gli effetti ad essere un partito vero. Da parte mia, da parte nostra, da parte di penso di tutti, speriamo anche che lo diventi a tutti gli effetti. Rocco ha fatto alcuni passaggi su quello che è la gestione del partito. Finora ha lasciato a desiderare e finora non è che abbia così soddisfatto quello che erano le nostre attese, le nostre aspirazioni di confronti del partito. Magari molti di noi provengono da partiti tradizionali in cui c'era una scuola del partito, c'era come si può dire, una scalata interna in cui si facevano dei passaggi un po' alla volta in cui nessuno si trovava proiettato di punto in bianco semplicemente perché era amico di Tizio Di Caio ai vertici o a coprire incarichi importanti. Ognuno doveva guadagnarsi sul campo quello che era il ruolo che poi doveva effettivamente rappresentare. Sicché noi speriamo che in virtù anche di questi passaggi si cominci a organizzare il partito in modo serio, collegato con il territorio,
in cui il partito sia a fianco dei propri amministratori, dei propri rappresentanti, dei propri militanti e soprattutto li ascolti, e faccia qualche volta, abbia qualche volta la capacità di ascoltarli, di sentire i loro problemi, le loro esigenze e soprattutto le esigenze del territorio. Rocco ha parlato di rappresentanza. Sì, credo che non possano i nostri rappresentanti, io non so, adesso non voglio stare qui a giudicare o sindacare, ma credo che molti di quelli che oggi hanno votato in Parlamento del nostro Veneto, diciamo ci allarghiamo un po' per non restare qui distretti a Padova, se dovessero candidarsi e andare alla ricerca di preferenze non so quanti ne prenderebbero. Questa è la realtà di fatto, quanti di questi... Spero vivamente che tutti questi travagli che ci sono, tutte queste difficoltà portino ad avere un partito vero a tutti gli effetti, collegato con la base, collegato con il territorio.